Si chiama Alta Umbria Food ed è il nuovo bando che da martedì 28 luglio sarà pubblicato dal GAL Alta Umbria a disposizione delle imprese agricole del territorio. Si tratta di una nuova opportunità di finanziamento destinata in particolare a gruppi di imprese o partenariati pubblico-privati del settore agricolo per i quali le risorse a disposizione sfiorano i 900.000 euro. Il tutto a poca distanza dalla conclusione di una precedente operazione di sostegno all'impresa che ha visto il consiglio del GAL Alta Umbria approvare a fine giugno la graduatoria del bando Alta Umbria Smart Retail con 35 imprese del territorio finanziate nel settore del commercio. In questo caso il bando che appunto è appena uscito è rivolto alle aziende del nostro territorio che abbiano almeno una sede produttiva nel territorio dell'Alta Umbria, nel territorio di nostra competenza, e oltre a ciò appunto è un bando che è rivolto i cui beneficiari possono essere sia i produttori, gli imprenditori agricoli in forma associata oppure i partenariati pubblico-privati tra i produttori e gli enti pubblici. Il bando è importante perché parliamo di cifre consistenti, un budget complessivo di 890.000 euro, quindi direi abbastanza importante, in particolare per questo periodo che è ancora di grandi difficoltà per tutti quanti, anche per il mondo agricolo, e progetti che devono essere almeno con un minimo di budget di 10.000 euro e che possono invece modificare il tetto massimo a seconda della modalità di associazione con cui si presentano. La parola d'ordine del bando è aggregazione. Per quanto riguarda appunto la presentazione delle domande, sì, ci sarà tempo fino a settembre per presentare le domande, ma quello che importa appunto è che dovranno essere presentate da soggetti aggregati. Dunque si tratterà o di associazioni di imprese, come diceva la Presidente, raggruppate, oppure imprese agricole con enti pubblici, dunque un partenariato pubblico-privato. E l'obiettivo qual è? È quello di promuovere e commercializzare questi prodotti, dunque limitarsi a uno, due prodotti oppure a una partecipazione ridotta delle imprese può produrre effetti non del tutto positivi, dunque aggregazione assolutamente e soprattutto progetti che sappiano un pochino guardare oltre l'esigenza attuale, oltre il quotidiano, cioè progetti sul lungo periodo.